Buongiorno, oggi è giovedì 7 agosto, questa è la segna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Cielo variabilmente nuvoloso sull'intero territorio Alto Atesino, si attendono precipitazioni a carattere temporalesco nella seconda parte di questa giornata. Ci sono buone notizie sia per domani sia per l'intero fine settimana con il ritorno del sole, innalzamento anche delle temperature massime. Un aggiornamento riguardo una notizia di cronaca nera: proseguono le ricerche dell'uomo scomparso nella zona della Val Salentina. Nella serata di ieri, l'uomo 60 anni del posto era uscito di casa per andare a cercare funghi, non ha fatto ritorno. A dare l'allarme i familiari, fino a tarda sera sono continuate le ricerche e poi proseguite nella mattinata di oggi ad iniziare dalle ore 6. In regia abbiamo Mohamed Al-Masmoudi, diamo un'occhiata col suo aiuto alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, speed check, sì della giunta, un test di 3 mesi, l'opposizione dice è solo business. La cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, identica apertura, arrivano i nuovi autovelox, speed check anche a Bolzano, un esperimento di 90 giorni, una foto che troviamo solo sul quotidiano Alto Adige. Un incidente ieri in corso Italia alle 14 tra questa volante della polizia in emergenza con i lampeggianti accesi e l'auto, una Volkswagen Golf guidata dal vicario del parroco di Cristo Re, un uomo di 73 anni che fortunatamente ha riportato solo ferite leggere. Sempre per la cronaca a cura del quotidiano Dolomiten, la cronaca quindi in lingua tedesca. Quanto e chi tra i politici dovrà restituire alcune somme? Si parla delle rendite, delle famose pensioni d'oro, ci sono cifre molto basse, ma ci sono cifre anche molto alte. I dettagli sono a pagina 11. Una notizia a livello internazionale: un gruppo di hacker, pirati informatici russi, è riuscita a impossessarsi di 1.200.000 password, cioè codici di accesso ai vari siti, alle varie email a livello mondiale, prese di mira non tanto le grandi multinazionali, ma semplici utenti privati di internet. Ancora con la cronaca locale, con il quotidiano Tageszeitung: come potrebbe cambiare il centro città Bolzano? Tutto ruota intorno a uno dei tanti progetti per il centro commerciale nella zona di via Alto Adige. Sappiamo a breve scadranno i termini per la consegna delle buste. A parte esclusi i colpi di scena, Benco ha deciso di non partecipare al concorso di idee. Ancora con la cronaca, oggi è giovedì, troviamo in edicola il settimanale FF che dedica la sua apertura, la sua copertina al tema del turismo. Le strategie degli albergatori altoatesini e degli operatori economici al ribasso con i prezzi per cercare di attirare nuovi ospiti. A livello nazionale, con il Corriere della Sera ci si occupa dei risultati economici. È recessione, il PIL peggio del previsto nel secondo trimestre, la frenata è stata dello 0,2%, segnali negativi anche dall'export, borsa giù. Sale lo spread, la strategia in 10 punti del Premier per reagire ai timori di Bruxelles sui conti italiani. Il ministro Padoan dice: nessuna manovra aggiuntiva, le opposizioni attaccano, il paese è in ginocchio. Due volontarie lombarde rapite 7 giorni fa, Greta e Vanessa, sono state sequestrate in Siria. Renzi e Berlusconi: così cambia l'Italicum, l'intesa regge, ma il governo va sotto al Senato. E l'assurdo caso del professor Schettino: parla ad un master sulla gestione del panico alla Sapienza, lo sconcerto del ministro, la presa di distanza del rettore. E ancora con la cronaca, il Sole 24 Ore: torna la recessione, il PIL giù dello 0,2%. Il Premier dice no a difese d'ufficio, bisogna cambiare con le riforme. L'Unione Europea dice ci sarà impatto sui conti nel secondo trimestre, il dato peggiore delle attese. A giugno, rimbalzo della produzione con un più 0,9%. Torniamo alla cronaca della provincia di Bolzano con il Corriere dell'Alto Adige. Lo abbiamo visto, ci si occupa delle nuove decisioni della giunta provinciale in termini di sicurezza, nuovi speed check, nuovi controlli quindi sulla velocità per riuscire ad arrivare ad una forma di controllo neutrale. Sì della giunta.
pronti 8 totem, i famosi totem arancioni. L'assessore Kofler Pintner dice test per 3 mesi e il costo per le casse comunali sarà zero. Finanze, riparte la trattativa con il governo. Il presidente Compaccer dice il clima è sereno. Interviene anche il collega trentino Ugo Rossi. Occorre un accordo equo. Bressa si dice fiducioso. I due governatori incontrano il ministro Padoan e il sottosegretario Delrio. Si cerca un'intesa sulla legge di stabilità. Ancora con la cronaca, suicidio a Foiana. Il caso è riaperto. Nel 72 Eleonora Nickl si sparò. Ora c'è una nuova pista. Il figliastro della donna è a processo in Germania per l'omicidio della moglie. Manodopera straniera fondamentale, sin scettico sui dati Istat che registrano un calo nel settore. Il direttore della ripartizione lavoro dice tra maggio e luglio la disoccupazione è diminuita. Albergatrice sparita, è stata ritrovata la sua automobile, una Nissan. Prandelli era indagata, Maria Rosa Prandelli era indagata per evasione. Gli inquirenti dicono si è allontanata volontariamente. Il serial killer, l'intervista. Così catturai Marco Bergamo. Sappiamo, l'intervista l'abbiamo vista anche ieri sul quotidiano in lingua tedesca Tageszeitung. Parla l'agente di polizia che 22 anni fa bloccò l'auto per l'omicidio della Marika Zorzi. Ancora con la cronaca, la foto dell'incidente la troviamo anche sul Corriere dell'Alto Adige, frontale con una volante, colpo di frusta per due agenti ed un emiliano. Sempre per la cronaca, Kaufhaus, domani il bando in corsa solo emozioni per l'Alto Adige, i Verdi tornano all'attacco, bisogna cancellare la legge approvata ad hoc Gruppo Benco, confermato il ritiro tattico. Diocesi, giubileo per i 50 anni, Duomo gremito per la messa celebrata dai vescovi Muser, Bressan e Scheuer. Sempre per la cronaca, a cura del Corriere dell'Alto Adige, ci si occupa di edilizia sostenibile. Ecco il bonus cubatura. Le novità sono state presentate ieri in conferenza stampa. Aumenti fino al 20% per chi costruisce casa Clima Nature o risana vecchi edifici. A Trento, consiglio, Renzi sospende Grisenti. Il consigliere dice io resto in politica. L'ex assessore specifica confido che la Cassazione chiarisca tutto. Tunnel di base del Brennero, bagarre sui finanziamenti, Rebus sblocca Italia, il ministro dice tunnel e Valdastico ci sono, dubbi sul testo definitivo, Alfreider dell'SVP chiede certezze, Fraccaro del Movimento 5 Stelle assume una posizione critica. Chiudiamo con lo sport, hockey su ghiaccio, Foxys in arrivo, Andrews e Zanette, rinconferma quasi certa per un altro famoso giocatore, l'uomo che ha segnato il gol decisivo per la conquista della Ebel. Lasciamo la pagina sportiva del Corriere dell'Alto Adige, passiamo al dettaglio del quotidiano Alto Adige. Ci si occupa dell'apertura con la decisione della giunta comunale di installare nuovi sistemi di controllo per la velocità. Sarà un esperimento intanto su via Druso, via Cadorna e via Galilei. Steger dice la Dinser sta sbagliando, io sto con Spagnolli. L'Obmann di Bolzano interviene, la giunta lavora bene sul monumento, è stato fatto un grande lavoro. L'intervista, sappiamo, il prossimo anno si va alle votazioni. L'auto della polizia c'entra la Golf del Sacerdote, incidente in Corso Italia, la Pantera è distrutta, ferite lieve per gli agenti e il viceparroco. Padre Sassatelli stava uscendo da Piazza Cristo Re, la visuale era coperta dalla siepe. Ancora con la cronaca, il San Maurizio con la lotta ai tumori, oncologia, musica per avere coraggio, inaugurata la sala d'attesa che diventa sala della musica. Graif e Tait dicono un modo per spezzare l'isolamento dei pazienti. Ancora con la cronaca, Alives, incidente nelle due gallerie, il pericolo sono gli incendi. E per la cronaca che invece arriva da Merano, acqua calda stop da parte della provincia, niente condotta da Maya Bassa fino alle terme, è prevista solo una sala pompe, il risparmio sarà di 1 milione di euro. Passiamo alla cronaca in lingua tedesca, a cura del quotidiano Dolomiten, l'abbiamo visto, ci si occupa in apertura del furto di password da parte di pirati informatici a livello mondiale, grosse grosse le preoccupazioni soprattutto in termini di sicurezza. Sempre per la cronaca e sempre dalla prima pagina il resoconto dettagliato riguardo le pensioni, le rendite con le nuove regole, quanti soldi e chi dovrà restituire questi soldi tra i politici dell'Alto Adige e del Trentino.
Sappiamo, sono stati presentati i nuovi criteri per il bonus energia e poi in grande attesa per la festa dei 50 anni della diocesi di Bolzano e Bressanone alla presenza dei tre vescovi. Sempre per la cronaca, Helmut Sinn della ripartizione lavoro specifica ci sono segnali positivi riguardo l'occupazione in provincia di Bolzano e anche il quotidiano Dolomite dedica spazio alla notizia dei nuovi controlli per la velocità nel capoluogo altoatesino. Chiudiamo con la 26esima edizione della festa cittadina di Merano che animerà il centro della città del Passiro nel corso del fine settimana. È tutto anche per la cronaca in lingua tedesca. Io vi ricordo uno dei nostri appuntamenti, come ogni giovedì torna Puster dal Fenster, un appuntamento che possiamo seguire sulla nostra emittente di lingua tedesca STF, Puster dal Fenster, una finestra dedicata alla Valpusteria, Brunico dintorni. Cronaca, attualità, sport, cultura, tradizioni, ma tanto altro ancora. 17:30, 19:30, 21:30 si va in replica anche nel fine settimana. Noi ora invece ci fermiamo qualche istante e poi andremo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Miss Italia, chiusa la bella chiusa. La selezione regionale di Miss Italia presso il Parco dei Cappuccini è chiusa. Sabato 19 luglio e sabato 9 agosto, tutte le informazioni su www.clausen.it. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Mini affumelli classici Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Diamo un'occhiata alla prima webcam che vi proponiamo questa mattina, ci porta in Valpusteria. La zona è quella di Plan de Corones, vedete nel fondovalle la città di Brunico. Si attende alternanza di sole e nuvole anche in questa zona della provincia di Bolzano. Come sempre andiamo a vedere qual è la situazione. La situazione alle porte dell'abitato di Foresta. E andiamo a vedere anche, diamo una rapida occhiata anche verso la città del Passirio. La collaborazione, come sempre, con gli esperti svizzeri di UbiMet e MeteoNews ci consente di vedere qual è stata l'evoluzione delle condizioni meteo sulla provincia di Bolzano, grazie alle immagini che ci arrivano dal satellite, cioè dallo spazio. Vedete il transito in quota della nuvolosità attesa porterà a precipitazioni temporalesche nel corso del pomeriggio. Comunque, da domani tornerà il sole ovunque. I dettagli con la grafica per capire quello che ci attende questa mattina: vedete alternanza di sole e nuvole, temperature in linea con gli ultimi giorni. Ci spostiamo al pomeriggio con l'aumento delle temperature, aumento anche della nuvolosità, come detto, sono attesi temporali. Io vi ricordo che gli aggiornamenti di queste previsioni del tempo sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet, nella sezione riservata alla Mediateca Online. Alcuni appuntamenti da non perdere per i prossimi giorni, ad esempio nella giornata di domani, inaugurazione dell'edizione 2014 della festa cittadina a Merano, e appuntamento da non perdere per gli amanti della musica a Bressanone con Rock Opera 2014. Dopodomani invece a Brunico torna la Beach Cup per gli amanti della beach volley. Io vi ricordo l'indirizzo esatto del nostro sito internet www.video33.it, potete rivedere questa rassegna stampa, le nostre edizioni dei telegiornali, nella Mediateca Online a vostra disposizione gli aggiornamenti meteo, a vostra disposizione anche gli ultimi contributi filmati andati in onda. www.goinfo.it è questo il portale internet da consultare per rimanere aggiornati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Alle ore 13 e alle ore 19 tornano puntuali le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Come sempre vi lascio adesso all'agenda di questo giovedì, seguirà l'oroscopo. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. Musica Mario Biondi, Giardini di Castel Trautsmansdorf, Merano, ore 20:30.
musica antiqua, Castelmareccio, Bolzano, ore 20:30, 22:30. Danza, The Changing of the Season, Pippo Stage, Bolzano, ore 20:30. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. Ariete, sarete perplessi di fronte alla piega che la vostra giornata potrebbe prendere, ma non per questo dovrete distrarvi e tralasciare i compiti che vi sono stati assegnati. Toro, potete offrire a qualcuno l'aiuto di cui ha bisogno senza sottrarre tempo ed energia alle vostre iniziative personali. Gemelli, le ore della mattina saranno più produttive di quelle pomeridiane, perciò programmate le vostre attività di conseguenza. Cancro, gli altri potrebbero non essere affatto consapevoli di quello che state cercando di fare. Starà a voi decidere se informarli o meno. Leone, riceverete notizie che vi obbligheranno ad agire in modo che a qualcuno potrebbe apparire fuori luogo, ma che al contrario sarà l'unico possibile. Vergine, un argomento che a molti sembrava noioso potrebbe diventare appassionante grazie alla profonda conoscenza che ne avete e all'entusiasmo con cui ne parlerete. Bilancia, qualcuno vi farà un'offerta a cui non reagirete nel modo da lui sperato. Ci sono ragioni che soltanto voi conoscete e che forse dovreste rivelargli. Scorpione, la vostra vita e quella degli altri potrebbero essere esposte a una minaccia solo momentanea, ma comunque da non sottovalutare. Sagittario, prima di mettere gli altri a conoscenza di una notizia sicuramente spiacevole, verificatene la fondatezza. Potrebbe essere tutta una montatura. Capricorno, non fate altro che pensare a una persona che molto probabilmente vi sta pensando con la stessa intensità. Sta nascendo qualcosa di importante. Acquario, sarete fortemente incuriositi dai singolari talenti di una persona che conoscete appena, ma non siate troppo esuberanti, potreste metterla in imbarazzo. Pesci, quello che volete da una persona potreste non ottenerlo né ora né mai. Questo non significa che non possiate restare amici.